La ricetta è sempre la stessa con i quattro ingredienti, ma li avete dosati in modo diverso? Avete realizzato una ricetta nuova? Ovviamente abbiamo selezionato materie prime diverse rispetto al garzotto e la ricetta appunto è diversa, è nostra, risultano due mandorlati diversi, però cerchiamo di mantenere sempre un'altissima qualità del prodotto, perché è quello che ci caratterizza infine. Quindi c'è un po' di innovazione nel vostro mandorlato. Sì, abbiamo cercato di creare una nuova linea per appunto la richiesta del mercato anche nella grande distribuzione e quindi abbiamo avuto quest'idea insomma di creare questo nuovo prodotto che comunque infatti ha sempre una qualità alta insomma. Infatti siamo molto attente per il discorso dell'healthy, del stare più senza zucchero diciamo, infatti abbiamo ridotto la dolcezza e quindi risulta non troppo dolce e anche molto friabile. Qui abbiamo parlato, insomma abbiamo visto che il mandorlato è il dolce del Natale, ma ci sono tantissime altre confezioni, nel senso oltre alla tortina, cioè oltre al classico che viene fatto, vedo che ci sono tantissime altre varietà. Abbiamo anche l'integrale, che è un mandorlato particolare, che ha un, diciamo, viene la mandorla che viene lavorata, viene tostata con la sua buccia, la sua pellicina, e quindi prende quel colore leggermente marrone e quel gusto più deciso, perché si sente di più il gusto della mandorla. Non solo mandorle, ma anche nocciole. Anche nocciole, sì, abbiamo anche le stecche di nocciolato praticamente. Quindi davvero per tutti i palati. Per tutti i palati, esattamente. Come le pepite ce l'abbiamo al gusto classico, alla nocciola, ricoperte di cioccolato, ricoperte col pistacchio e ricoperte anche le pepite di integrale. E poi passano anche i panettoni, il panettone al mandorlato, oppure abbiamo quello gold che contiene la mela cotogna, vaniglia e ricoperto di caramello. Noi abbiamo sempre portato avanti la nostra ricetta storica, che diciamo che è il nostro cavallo di battaglia. Ovviamente come richiesta di mercato abbiamo aggiunto altre tipologie di prodotto, quindi del mandorlato morbido, ricoperto, al nocciolato, al superiore con più mandorle. Ovviamente cerchiamo di stare a passo alla richiesta dei nostri clienti finali. Il vostro mandorlato si può trovare tutto l'anno? Sì, il nostro mandorlato si trova tutto l'anno e nel nostro punto vento ovviamente si trova anche d'estate, quindi di passaggio i nostri clienti anche da fuori della nostra regione insomma arrivano proprio per acquistare il prodotto e portarlo magari a parenti che sono al di fuori dell'Italia. Quest'anno abbiamo avuto questa idea di proporre una scatola natalizia che riporta proprio il Babbo Natale con tutti i doni, con la nostra scatola storica, e all'interno si trova del mandorlato classico, del mandorlato superiore e del nocciolato. Sono stati 40 anni facili, difficili allo stesso tempo, perché insomma facile perché il prodotto di Cologna, il mandorlato, è un prodotto eccellente che racconta una tradizione, una storia e lo si sta esportando un po' in tutto il mondo. Difficili perché non è facile l'organizzazione. Sì, un mandorlato che è nato nel 1840 con questi produttori che come sappiamo portano avanti la loro storia, tradizione, le famiglie che lavorano anche da 6 generazioni, una cosa veramente, dobbiamo essere orgogliosi. 40 anni fa, come diceva il sindaco di allora, ha pensato di mettere insieme qualche produttore e cercare di fare questa festa. Erano in questa loggia qua comunale, erano lì 6 produttori, una piccola in 40 metri quadrati. In questi anni si è andato avanti e la festa è diventata quello che è adesso. E dico, siamo da ammirare perché abbiamo superato, tutti si superano tutti i problemi di burocrazia e di tutto, però ci siamo riusciti. Siamo molto orgogliosi perché appunto ci dispiaceva che un marchio storico come San Marco venisse perso, perché insomma è un marchio di valore per Cologna Veneta. Sta procedendo molto bene, abbiamo avuto un bel riscontro da parte dei clienti e abbiamo migliorato la ricetta originaria perché abbiamo portato la percentuale di mandorle al 70%, quindi è decisamente migliorata. Quest'anno, avendolo acquisito a ottobre, non siamo riusciti a fare tutto l'assortimento che c'era normalmente per la San Marco, però insomma c'è il classico, la stecca da 90, da 190, abbiamo fatto il ricoperto. Logicamente non possono mancare i mandorelli, perché quella era una cosa che con loro erano famosissimi,
con San Marco, con i mandorelli. E quindi abbiamo fatto il panettone sempre con il mandorlato di San Marco. E quindi potete venire a trovarci, che sicuramente qualcosa troverete di vostro gradimento. Siamo con il signor Corrado, che ci racconta qualcosa sulla ricetta del suo mandorlato. Naturalmente questa è l'azienda, la prima fabbrica di mandorlato, fondata nel 1852. È un'azienda ancora artigianale ed è la prima fabbrica e si presenta praticamente come la tradizione vuole. Il mandorlato tradizionale e poi abbiamo il nocciolato con gli stessi ingredienti del mandorlato, al posto delle mandorle le nocciole, e per i meno giovani abbiamo praticamente il mandorlato morbido. Quindi insomma, Corrado, andiamo a riempire le tavole di tutti gli italiani, insomma dei più piccini ai nonni. Cosa proponiamo per quest'anno? Quest'anno abbiamo fatto una nuova scatola, che è un'edizione limitata della prima scatola degli anni 900, ed è un prodotto sempre tradizionale. Si sviluppa praticamente con la stessa praticamente scatola che si faceva una volta in legno. Margherita, insomma, il tuo è il mandorlato dorato. Come dico sempre, è in base un frutto della cottura del prodotto, cucinando, che ormai ogni anno lo dico, quasi 9 ore, dà questa caratteristica per renderlo ancora più friabile. Comunque sottolineo sempre che come prodotto il mandorlato può essere anche lavorato in più modi, quindi ci sono gli assimilari, e abbiamo creato anche già da un bel po' di anni la brioche al mandorlato, che ha già avuto già un gran successo. Quest'anno invece abbiamo anche ideato le gocce al mandorlato con la cioccolata fondente. Quindi abbiamo creato quello, e in più abbiamo ideato la cioccolata croccante al mandorlato. Sono due cose diverse. Ma una cioccolata tipo a stecca o cioccolato caldo? Cioccolata a stecca, che uno può prendere anche il pezzo che desidera. Sono i maxi block. Uno può, se desidera un pezzo più piccolo o più grande, quindi hanno la libertà di scegliere.